Grazie per essere qui con noi, a Matteo Talarico, OggiTrading.it. Ciao Giacomo, grazie sempre dell'invito, tutto bene? Tutto bene, grazie, spero tutto bene anche voi. Oggi è una seduta, quella di Piazza Affari, sicuramente interessante perché ci sono un po' di movimenti, non dico non attesi, però insomma un po' di volatilità sia al rialzo che al ribasso. Poi con te andremo anche a vedere cosa succede a Wall Street a livello sia di future, ma più che altro anche guardando quello che di fatto oggi è l'ultimo giorno per le trimestrali, oltre ad essere l'ultimo giorno di contrattazione, quindi siamo alla fine di una fase ciclica importante. Però tornando a Piazza Affari, anzi partendo da Piazza Affari, lo abbiamo detto anche poco fa, il titolo più performante oggi è Telecom, più 3,46%. Io intanto mi posiziono su Telecom, poi se vorrai condividere il tuo di schermo volentieri, vediamo come oggi sia il proseguimento di una tendenza rialzista, non in maniera scintillante, ma comunque evidente. Siamo ai massimi dall'8 aprile scorso. Sostanzialmente succede che Telecom oggi accelera con il rafforzamento di CDP in Open Fiber e sostanzialmente questo può spiegare insomma questa rinnovata fiducia nei confronti di questo titolo. La tua view su questo movimento e su Telecom, Matteo? Ok, allora Telecom a me è un titolo che non è mai piaciuto personalmente, però so che è molto scambiato in Italia e molte persone ci sono ancora un po' affezionate. Io sinceramente non ho delle bellissime aspettative su Telecom. Se posso anche condividere lo schermo, quando posso vuoi anche vedere a livello grafico quello che è il titolo, perché a livello fondamentale sinceramente non è che ne ho troppa conoscenza, perché non mi è mai piaciuto. Quindi solo chiedere solamente se mi riesce a dare l'organizzazione di Zoom per condividere lo schermo. Sì, la condivisione puoi farla in autonomia. Sì, devo solo essere disabilitata, quindi dovrei essere messo come coorganizzatore. Comunque, giusto okay. Intanto per parlarne, sostanzialmente Telecom viene da un trend che è completamente ribassista nel lungo periodo. Io non ho mai visto una Telecom, diciamo, dal 2015 avere un trend a rialzo. Di conseguenza non è un titolo sul quale io andrei a puntare per un investimento di lungo periodo. Adesso che cambi le politiche, che vada a fare accordi con Enel, con Open Fiber, tutte queste cose qui, va bene, nel senso può essere anche uno stimolo in più per Telecom, però se andiamo a vederci un grafico daily può sembrare che il titolo stia praticamente salendo dai minimi del 29 di ottobre, però se andiamo a vedere in un'ottica più di un lungo periodo, anche con un grafico magari settimanale, non è messa così bene a mio avviso. Adesso se si volesse e si può anche tranquillamente andare a operare su Telecom con delle operazioni di multi-day, io direi che la prima area da rompere sono a mio avviso i 0,47 circa, 0,48 circa. Allora lì sì che potrebbe vedere un'accelerata che la potrebbe portare secondo me almeno intorno ai 0,57-0,58. Devo dire che anche le aspettative, le stime di alcune banche di investimento sono state positive sul titolo, e anche per questo, se vi ricordate, se ti ricordi probabilmente, le sedute del mese scorso, del 9 di marzo, sono schizzate a rialzo in questa maniera qua. Però come visione di lungo periodo non mi fa impazzire. Per i multi-day, secondo me, se va a rompere, fare un breakout di quelle aree lì, allora si può ancora venire un pochino più su. Molto chiaro il grafico settimanale che ci segnalava Matteo e che vede, insomma, ci mostra insomma l'andamento, il trend negativo nel lungo periodo è positivo nel breve, con un target che siamo riusciti anche a individuare sopra 0,47. In modo tale che possa diventare in questo modo importante e interessante soprattutto. Allora, andando a vedere un altro titolo interessante oggi è sicuramente quello di Eni, perché che immagino su cui immagino tu abbia un'idea abbastanza simile a quella di Telecom, ma ovviamente puoi smentirmi serenamente. Ma parlo di Eni perché i conti sono in crescita sotto il consensus. Nel primo trimestre il rialzo del petrolio è stato mitigato
dell'apprezzamento dell'euro sul dollaro, utile netto a 270 milioni di euro, più 358%, EBIT in tenuta pur con produzione in calo del 5%. Valuta per il 2022 l'IPO della NewCo post fusione retail e rinnovabili. Insomma, carne al fuoco ce n'è da questo punto di vista. I conti al mercato oggettivamente non fanno impazzire, perché oggi registriamo un meno, allora qui vedo che c'è un meno 1,14%, non so se, perché Eni vedo che qui, ah no no, che sono sempre in fase settimanale, ecco perché non capivo il valore. Ok, meno 1,14%, abbiamo raggiunto un minimo del 24 marzo scorso. Anche in questo caso immagino che il trend assomiglia a un trend rialzista nel breve periodo, ma poi guardando magari più da lontano si vede che la situazione è un po' differente. Ma come sempre sto un po' straparlando, quindi Matteo, a te la parola. Allora, come hai detto tu, Eni ha riportato un utile netto adjusted di 270 milioni, che è circa 5 volte quello che aveva rilasciato l'anno precedente, che ricordiamo è stato comunque abbastanza caratterizzato dalla pandemia e la crisi del petrolio che abbiamo visto proprio di marzo-aprile dell'anno scorso. Quindi secondo me numeri che sono comunque giusti, magari sono stati un pochino sotto le aspettative per quello che riguarda Eni. Il titolo sì, viene chiaramente da un forte rialzo che parte praticamente dal 30 di ottobre, da fine ottobre, inizio novembre del 2020. Anche lei però comunque, io ho delle aspettative molto simili a quelle che sono su Telecom, nel senso che nel lungo periodo non mi piace il titolo. Poi io credo che Eni possa andare a recuperare la tenuta di quest'area oggi dopo l'uscita dei dati, comunque è abbastanza positiva. Infatti se vai a vedere c'è una bellissima fascia intorno ai 9,95, che facciamo anche 9,90, che ha tenuto oggi. Eccolo qua. Esatto. Se dovesse rompere quell'area lì, allora secondo me Eni potrebbe andare a rivedere anche i 9 e poi eventualmente ripartire, perché comunque ricordiamo che adesso le aspettative sul petrolio, le abbiamo viste anche da parte di Goldman Sachs, sono di un petrolio a prezzi un pochino più elevati di quelli che abbiamo adesso per il lungo periodo, non probabilmente nel 2021, però andando a vedere nel 2022-23 potrebbero essere ancora più alti. E comunque la trasposizione dal fossil fuel, quindi dal combustibile fossile all'energetico rinnovabile, non è ancora così immediata. Di conseguenza Eni avrà tutte probabilmente le capacità per tornare ai 12-12,50. Tuttavia, oltre quel prezzo lì, che è un prezzo sul quale stava un po' consolidando quello, l'area tra i 12 e i 14 praticamente dal 2016-2017, io non ce la vedo particolarmente per il breve periodo, cioè per il medio periodo, diciamo che da qua a 2-3 anni non ce la vedo sopra quell'area lì, e di conseguenza non la reputerei un titolo da mettere in portafoglio. La reputo un titolo su cui si può operare tranquillamente in multi day, ad esempio facendo un'operazione comprando adesso, vendendo se si va a bucare quell'area di 9,90. Chiaramente non è un consiglio di investimento, però è un'operazione che secondo me potrebbe essere con un rischio abbastanza calcolato, quindi un rischio molto basso tra virgolette, e un potenziale che può essere anche un po' più maggiore del rischio, ecco. Un rischio reward potrebbe essere 1-2, 1-3, ecco. Vediamo un po' se col prossimo titolo riesco un po' a scaldarti un po' di più il cuore, diciamo il cuore e anche la mente, nel senso che comunque serve molta più mente che cuore, suppongo, a livello di investimenti e di trading. Io mi riferisco a Mediaset, intanto segnalo l'inflazione nell'Eurozona più 1,6% secondo le attese per quanto riguarda il mese di aprile, eccolo qua, su anno 1,6%, rispettate le attese e sale rispetto al dato precedente rilevato precedentemente dello 0,3%. Questa è la situazione per l'inflazione nell'Eurozona. Come vedete ci sono anche i dati sul PIL, sia su base trimestrale sia su base annua. Su base trimestrale meno 0,6% è inferiore alle attese, o meglio è peggiore delle attese, perché comunque siamo ancora in territorio negativo, anche se migliore rispetto alla rilevazione precedente. Meno 1,8% anno su anno è migliore
delle attese, che erano meno 2%, sicuramente però è anche meglio del meno 4,9% del rilevato in precedenza. Tornando a noi, dicevo, io volevo stuzzicarti su Mediaset perché Mediaset continua a correre, al mercato piace la pace che sostanzialmente si prevede con Vivendi, superla un accordo di cui si parla oramai da diversi anni, e siamo alla terza seduta consecutiva al rialzo, con scambi anche piuttosto importanti a livello evidentemente di volumi. E quindi guardiamo il mercato, guardando il grafico settimanale, siamo ai massimi 2,78, che sostanzialmente vanno a sbattere contro una resistenza che teneva più o meno da novembre 2019. Nel daily invece si vede ancora di più la reazione del mercato che approva il periodo di Mediaset. Guardate che volumi ieri e l'altro ieri, oggi un po' meno, ma oggi anche una seduta di consolidamento, meno 2,9%, comunque sui valori massimi raggiunti alla vigilia. Che dici? Mediaset va con Mediaset, andiamo un po' meglio, o vale il discorso fatto anche per Telecom Eni? Allora, Mediaset, allora io non è che odio i titoli italiani, io No, trovo che ci ma siano non era, scusami se ti tanti interrompo, titoli ma italiani non era, molto sì, ma ti interrompo, ma solo per dire che non emerge il validi. fatto, un tuo odio nei confronti di Italia, emerge una tua, ovviamente, una tua valutazione negativa nel momento in No, cui più che serve, ci altro che a mancherebbe. volte vengono chiesti quei titoli che secondo me sono un po' più negativi, poi ce ne sono tanti positivi, ad esempio mi piace molto Ferrari, mi piace molto Enel, Amplifon. Ce ne sono parecchi, Prysmian, SPM, anche animali, cioè ce ne sono tanti. Fuzimib è fatto di, e non solo Certo. Fuzimib, è fatto di tanti buoni titoli. Tuttavia, bisogna trovarli e bisogna cercare di capire quali sono più validi e quali sono un po' meno validi, anche perché Fuzimib come indice è un po' un carrozzone. Quindi, se si va a comprare la maggior parte dei titoli che rendono quell'indice un carrozzone, è chiaro che poi ci si lamenta se dal 2008 non si è ancora recuperato un portafoglio. E se ancora magari sotto il 50% di perdita, è normale. Quindi Mediaset, tornando a parlare di Mediaset, non è un titolo che amo in particolar modo, però io sono sincero, la volevamo comprare con i nostri amici le nostre chat. Perché comunque ha avuto, grazie proprio alle notizie, una bella fase di seduta rialzista. Veniva già comunque da un periodo del 2021 in cui ha avuto un rialzo abbastanza sostanziale il titolo. Queste notizie sicuramente hanno fatto bene, ha fatto bene anche il fatto che JP Morgan ha alzato il target a 3 euro sul titolo Sì. e di conseguenza adesso potrebbe iniziare una fase che magari la può portare sicuramente ad andare fino ai 3 dollari, quindi fino a questo target di JP Morgan e poi magari anche a qualcosa in più. Ricordiamoci però che l'area dei 3 dollari è un'area che ha fatto parecchio fatica a rompere dal 2018 ad oggi, Mediaset, e di conseguenza quella sarà un'area molto molto importante. Sicuramente io credo che se dovesse arrivarci un pochino la potrebbe sentire quell'area lì e potrebbe fare fatica a riprendersi, però è vero anche che questo, diciamo, questa chiusura di tutte le cause con Vivendi potrebbe alleggerire un pochino Mediaset e potrebbe farla tornare, non dico in un trend che la porterà chiaramente da 3 a 6, 7, 8 nel lungo periodo, anche perché non ci credo troppo. Io credo che comunque il futuro della televisione non sia più la televisione classica, normale, standard. Però se volessi fare un'operazione intraday, multiday, assolutamente sì. Non la metterei anche questa in portafoglio, chiaramente in lungo periodo. Se questa è la domanda, non la metterei in portafoglio di lungo periodo, questo no. No, ma se, peraltro mi piace un sacco che il futuro della televisione non è la televisione, ovviamente come la conosciamo noi, poi dipende anche altrettanto ovviamente come le televisioni classiche riusciranno anche ad adattarsi all'evoluzione della tecnologia e anche dei gusti personali di ciascun Questo sì, però utente. sai, quando ci sono dei colossi come Amazon, come Netflix, YouTube, diventa anche difficile, secondo me, poi adattarsi e far capire a delle persone che possono essere ormai le nuove generazioni, come posso essere io, far capire perché devi tornare, ad esempio, su una Mediaset che può anche essere online, quando invece hai già Netflix, ti trovi bene, hai già YouTube, tutte queste cose qua.
Non, secondo me, o si studiano veramente un piano fatto bene, o io credo che piano piano la televisione sia destinata un po', per come la conosciamo noi, un po' a morire. Ripeto, un po' Sì, è dipende dall'abilità una. del management dell'azienda, della società. Assolutamente è una prospettiva a cui bisogna eventualmente comunque essere pronti, questo assolutamente interessante. Il target dei 3 euro per Mediaset che, come ha giustamente rilevato Matteo in passato, nel 2018 e il 2019, ha fatto da resistenza importante, così come riveliamo che cioè, è evidente che nel 2021 Mediaset aveva già registrato dei guadagni interessanti prima dell'affare Ivan Di. Vedete, aveva raggiunto già un guadagno del 30, di oltre il 30%, poi è ritracciato e adesso si è riportato a superare insomma i 33,5%. Senti, prima a questo punto, dato che ne abbiamo parlato di tre titoli che diciamo non stimolano particolarmente il tuo interesse di investimenti, prima ne hai citati alcuni dei titoli un po' più interessanti, prima di andare a vedere quelli di Wall Street. Vediamo insomma dal tuo punto di vista quello che può essere un investimento interessante sul nostro MIB. Prima ne hai citati diversi, STM, Prysmian, Ferrari, su quale vogliamo concentrarci per chiudere su Piazza Affari? Allora, a me piace molto Enel Enel. come titolo, credo che abbia delle belle aspettative per il futuro. E un'altra che mi piace italiana, non è sul MIB, però mi piace abbastanza, è Tecnogym. Tecnogym, secondo me, è ancora un po' sottovalutata e io la definisco un po' la Apple delle palestre, no? Perché comunque ti dà quell'esperienza anche a livello di qualità, di user experience con il prodotto che ricorda un po' l'Apple delle palestre, secondo me, degli attrezzi di palestra. Sì. Tra l'altro ha diversi accordi con diverse catene anche di lusso, di hotel, accordi con, se non mi ricordo male, Google e Microsoft per proprio l'installazione di questi prodotti, questi beni all'interno delle aziende per i dipendenti. Io credo che possa fare molto bene nel futuro, soprattutto poi in vista di una fine della pandemia, e io credo che sia un titolo che adesso il target che noi ci siamo dati è quello delle 12. Noi abbiamo comprata 7 e abbiamo dato un target a 12. Adesso vediamo se dovesse arrivare a questo target, come si comporta. Magari ci saranno un po' di prese di profitto, chiaramente nel vecchio massimo, quindi un po' di prese di profitto ci potranno essere. Però io ho delle aspettative abbastanza positive, secondo me può crescere ancora di capitalizzazione Tecnogym e credo che lo farà nei prossimi 5, 6, 7 anni. Ed è anche uno dei titoli più richiesti dai nostri amici a casa, quindi insomma saranno contenti e felici di aver ricevuto anche questa promozione, ecco, da parte vostra e di Oggi Trading nei confronti di Tecnogym. 12 effettivamente è un vecchio massimo e con cui sta flirtando insomma da qualche seduta, quindi può essere una volta raggiunto i 12 un po' di prese di beneficio e poi magari si va verso quello che di fatto dovrebbe essere il nuovo massimo storico per quanto riguarda questo titolo che è fuori da Piazza Affari. Prima ti ho stimolato e stuzzicato anche su Eni e su Telecom guardando l'attualità, insomma, dato che ci sono i conti che sono importanti e gli accordi che in questo caso coinvolgono Telecom per quanto riguarda Open Fiber e quindi la diffusione totale insomma della fibra ottica e della rete veloce per quanto riguarda il nostro paese. Andando oltreoceano, abbiamo ancora 5 minuti a disposizione. Oggi, anzi ieri, si è parlato dei conti di Amazon e di Twitter, dei conti che inevitabilmente sono andati a influenzare anche l'andamento del mercato. Per Amazon adesso siamo a borse chiuse, ma si può quantomeno vedere il pre-market che lo danno già a 3575, quindi appena sopra i massimi storici per quanto riguarda questo titolo che fa parte dei FANG, anzi dei FATMEN, come li chiamano adesso, e quindi è possibile insomma che riprenda a correre in maniera importante. Ricavi oltre le attese a 108,5 miliardi e una crescita su tutti i segmenti. Matteo. Sì, Amazon, colosso che ha riportato dei dati, secondo me, abbastanza mostruosi. Ha ricavi che sono saliti del 44%,
aspettative sono ottime, i loro servizi web, una cosa che mi interessa molto anche nelle aziende adesso, vedere quanto si stanno evolvendo dal punto di vista di servizi web. Ad esempio, Amazon ha un suo dipartimento cloud, ha un suo dipartimento Amazon Prime Video, quindi streaming, per rimanere in tema di quello di cui parlavamo prima, e ha portato ricavi per 13 miliardi, salendo di circa il 30% questo dipartimento servizi web di Amazon. Quindi io credo che Amazon sia quasi come un indice, cioè non è più una classica, diciamo, azienda, società, è quasi come se fosse un indice. E soprattutto, oltre, io direi che oltre al fatto dei ricavi, una cosa che ha fatto salire e potrà fare salire ancora di più il titolo sono i rumors sullo split che potrebbe andare a fare Amazon. E abbiamo visto che con Tesla e con Apple l'anno scorso, è il momento, e capita spesso con tanti titoli prima dello split, si hanno dei periodi di rialzo di prezzo. Quindi questo potrebbe avvenire anche con, e sta avvenendo anche con Amazon, perché se poi dovessero essere confermate queste notizie, allora Amazon diventerebbe meno costoso da comprare. Questo porterebbe magari anche adesso a far salire il titolo, e poi successivamente allo split, come è capitato con Tesla e con Apple, poi ha iniziato un pochino la discesa, una fase un pochino più calante. Adesso si sono riprese bene comunque. Io sono molto positivo su Amazon, a me piace molto, e secondo me questi prezzi sono giustificati abbastanza dai suoi bilanci, dalle aspettative di crescita che ha, e di conseguenza è un titolo che a me piace molto. Questo è per rimanere in tema, visto che ci sono anche gli utili a breve, per quanto riguarda il tema e-commerce, anche Alibaba, nonostante molti problemi che questo titolo può avere e sta avendo a causa, diciamo, del governo cinese, Sì. però è un titolo che io credo sia abbastanza sottovalutato, e se non dovessero succedere particolari problemi con il governo, dopo abbiamo visto che è stata data una multa di un paio di miliardi di dollari, niente di che, per Alibaba, però se non dovessero succedere altri problemi con il governo cinese e con vari eventuali delisting da parte della borsa americana, io credo che Alibaba sia un titolo che possa fare molto bene. Chiaramente bisogna vedere gli utili che usciranno, se non mi ricordo male, questa sera. Sì, è uno degli ultimi sostanzialmente che uscirà per quanto riguarda le trimestrali e quindi occhio insomma ad Alibaba, giusta osservazione da parte di Matteo a cui chiedo anche un giudizio su Twitter che non fa parte dei Fang o dei Fatman, scusate perché poi la pronuncia deve essere declinata insomma all'ambito che seguiamo, meno 2,88% per quanto riguarda Twitter. Che è anche sbarcato insomma, nel mondo insomma, delle criptovalute. Come sapete, è stato venduto il primo tweet di Jack Dorsey, ma questo è un altro discorso, un'altra storia, come si suol dire. Ricavi oltre le attese a 108,5, dicevamo per quanto riguarda Amazon, mentre Twitter insomma, ha deluso le aspettative perdendo l'8% nell'after hour, tant'è che nel pre-market è a quota 58. Matteo. Allora, Twitter ha avuto delle revenue, degli earnings positivi. La cosa che ha, diciamo, deluso le aspettative è un po' il numero di utenti che gli analisti si aspettavano. Si aspettavano 200 milioni di utenti attivi, e mi pare che il conto sia stato di 199 milioni, quindi neanche un numero così ribassista, tra virgolette. Io credo che Twitter stia crescendo bene, e tutti queste notizie su queste news, su questi earnings, possono essere delle opportunità un po' di acquisto per il titolo. E a me non dispiace. Allora, l'anno scorso non mi piaceva troppo Twitter. L'anno scorso, inizio dell'anno scorso, è iniziato a piacermi di più da agosto-settembre del 2020. Io credo che Twitter, se la paragoniamo a Facebook, chiaramente parliamo di 200 milioni di utenti attivi. Facebook ne fa quasi 2 miliardi, quindi ancora, nonostante sia vecchia, un po' vecchiotta come azienda Twitter, parliamo di utenti attivi molto sotto rispetto a Facebook. Però io
Io credo che possa tornare a fare bene Twitter e tutti questi ribassi che potrebbero anche portare il titolo intorno all'area di 50. Vediamo adesso come apre e cosa farà dopo con il pre-market e poi con le aperture. Però io credo che possano essere un po' di buy opportunity per il titolo. Eh sì, insomma, pre-market dicevamo è a 58, adesso Matteo ha segnalato anche un 50 possibile, magari non nel brevissimo, ma comunque come target interessante per poi magari riprendere quota. Confermo, 199 milioni nuovi utenti nel primo trimestre 2021, giornalieri contro attese di 200 milioni, quindi insomma verrebbe da dire sfumature, anche se 1 milione comunque non è un numero così diciamo. Piccolo, ecco, per intenderci, però insomma la situazione è quella che ha detto Matteo, quindi anche i ricavi dalla pubblicità sono in crescita più 32%, insomma, e i ricavi 1,04 miliardi di dollari, previsione a 1,03 miliardi. Evidentemente, insomma, al mercato interessava soprattutto gli utenti e questo spiega il meno 8,5% negli scambi after hour. Matteo, grazie per essere stato qui con noi. Abbiamo analizzato tanti titoli seguendo l'attualità, che è anche un modo interessante per fornire, insomma, le informazioni più giuste agli amici che ci seguono da casa. Buon lavoro ovviamente a te e a OggiTrading.it e a presto. Grazie, a presto.